Incastonato nella lussureggiante natura del Monte Poro, il comune di Zungri rappresenta uno dei centri più vivaci della provincia di Vibo Valentia. Situato in una felice posizione geografica, a pochi chilometri di distanza dalle suggestive località turistiche della Costa degli Dei. Occupato sin dall'età del bronzo, l'altopiano del Poro conserva tracce dell'occupazione magno-greca e romana ed è stato anche interessato dal fenomeno del popolamento antropico delle grotte, che ebbe luogo in Calabria sul finire del VII secolo d.C. Nel panorama dei rarissimi villaggi rupestri individuati lungo il versante tirrenico calabrese, l'esempio più pregevole si trova a Zungri ed è costituito dall'insediamento rupestre in località Fossi. Il sito, occupato tra il XII e il XVIII secolo, è un vero e proprio ambiente antropizzato, in cui ogni elemento è stato pensato e realizzato in maniera funzionale rispetto alla vita della comunità. L'insediamento, che conta più di 50 grotte su una superficie di circa 3.000 metri quadrati, è articolato su più livelli dell'ampio costone roccioso e si affaccia sulla profonda valle, scavata dal torrente Malopera, le cui sponde sono fiancheggiate da terreni coltivabili presso i quali gli abitanti delle grotte esercitavano le attività agricole e molitorie. L'abitato è attraversato da una scalinata scavata nella roccia che conduce ai diversi ambienti rupestri. Gli spazi interni delle grotte hanno dimensioni variabili, con un uso privilegiato della pianta rettangolare rispetto a quella ovoidale. Gli ambienti sono costituiti da uno o più vani, dislocati su uno o su due livelli. Ai piani più alti si poteva accedere per mezzo di scale, realizzate in legno o scavate nella pietra. Gli interni delle grotte consentono di poter immaginare la distribuzione dello spazio e lo stile di vita dei rupestri. Lungo le pareti di alcune cavità, infatti, sono visibili nicchie o incassi scavati nel banco roccioso, presso cui, probabilmente, erano sistemati giacigli, mensole o dispense. Si tratta di elementi molto utili che aiutano a comprendere meglio l'utilizzo degli spazi e le abitudini del vivere in grotta. La regolarità delle superfici verticali delle facciate è interrotta dalle aperture delle porte e delle finestre, che regalano scenografici giochi di luce con alternanze di pieni e di vuoti. Gli ingressi delle cavità sono stati ricavati scavando aperture quadrangolari o ad arco. In alcuni casi, l'estro dell'uomo ha dato vita a vere e proprie decorazioni, scolpite nella pietra, con motivi incisi ad imitazione di portali ben rifiniti negli stipiti. Nell'insediamento rupestre di Zungri, la comunità che lo ha abitato ha differenziato gli spazi, separando gli ambienti abitativi dalle aree destinate alle attività produttive ed agropastorali. Da una parte, dunque, vi sono le abitazioni, che conservano talvolta i segni di più recenti frequentazioni, come il forno da pane, i muri in pietra e le scale in legno. Dall'altra parte, invece, sono ancora percepibili gli ambienti destinati al ricovero degli animali o alle attività produttive, come nel caso del piccolo palmento posto all'inizio dell'abitato. Molto interessante è il caso della cosiddetta calcara, ovvero una grande grotta usata in età tarda come opificio per la produzione di calce, ricavata all'interno di un grande silos per la conservazione del grano. Siccome nel villaggio vi sono altri esempi simili, si può affermare che, prima della realizzazione dell'insediamento inteso come villaggio strutturato, l'area interessata solo dalla presenza di silos doveva apparire come un unico grande granaio, databile all'età bizantina. Un ulteriore aspetto rilevante è costituito dal complesso sistema di sfruttamento delle risorse idriche. Il territorio di Zungri è sempre stato ricco di sorgenti e di vene d'acqua dolce
ed i rupestri hanno sapientemente sfruttato questo elemento naturale creando utili collegamenti fra vasche, pozzetti e canalette, realizzati all'interno o all'esterno delle grotte con l'escavazione del banco roccioso. Nel contesto del sito è possibile visitare anche il Museo della Civiltà Rupestre e Contadina. Entrambi, recentemente, sono stati interessati da un intervento di valorizzazione che ha reso pienamente fruibile la vasta area con percorsi pedonali, punti panoramici, aree picnic ed una dotazione tecnologica molto avanzata. Lungo il sentiero che si snoda nell'area rupestre sono presenti numerosi pannelli descrittivi sulla storia del luogo. Inoltre, attraverso tablet e smartphone, i visitatori potranno godere delle nuove applicazioni di realtà aumentata che regalano un racconto animato tra il reale e il virtuale. L'insediamento rupestre di Zungri rappresenta, in Calabria, un gioiello raro che unisce tradizioni secolari e innovazione in un susseguirsi di bellezze naturalistiche, scorci storici ed emozioni indimenticabili.